manifestare e concretizzare qui a Brescia. Ma torniamo subito alla parte agonistica. Ilario Mondioni qui di fianco a noi con la Skoda Fabia Super 2000, dall'altra parte non ha neanche tolto il casco Cesare Brusa, ecco qui la Skoda di P Autosport, dall'altra la Peugeot partiti. Peugeot 207 e Skoda Fabia Super 2000 sono le ultime due vetture che hanno assecondato le prestazioni dei campioni italiani. Ovviamente il più recente è Umberto Scandola su Skoda. La Peugeot con Paolino Andreucci. Vettura della casa automobilistica cieca. Bello pensare che Volkswagen Motorsport sia entrata nel mondo dei rally. Come tutti sapete, con Ogier ha vinto il titolo mondiale rally. Lo scorso anno ha già vinto il Monte Carlo. Bello pensare appunto che squadra di meccanici per affinare le caratteristiche e per mettere a conoscenza di tutta l'equipe le metodologie di lavoro durante le prove iridate proprio con una vettura del marchio, ossia la Skoda Fabia. E quindi diciamo che Volkswagen aveva già fatto capolino nel mondiale rally proprio con le Skoda. Eccoci qua, Brusa e dall'altra parte Mondioni. Sono le ultime cartucce che possono giocare questi due concorrenti, concorrenti amici, concorrenti rivali. Brusa, abbiamo detto, arriva dalla Bergamasca e proprio nella Bergamasca ha trovato, grazie all'apporto della squadra corse Angelo Caffi, la Peugeot che arriva da Trescore Balneario, esattamente dalla Pia Racing. Invece sempre solo Camuno, il sodalizio tra Mondioni e ADP Autosport. E Ilario Mondioni è andato a vedere ADP Autosport da Boario Terme, capitanata da Alessandro Comacchi in Marinella 9. Vediamo Mondioni come si destreggia, un colpo di leva. Orgoglio per i rispettivi sponsor, vedere i piloti gareggiare qui davanti a tutta questa marea di persone. Il palato con passaggi spettacolari, cari amici, guardiamo Mondioni al limite della fisica e poi voilà, la gira con un colpo di leva e poi giù tutto e questa parte concentrato, la sventola per i concorrenti che terminano qui la loro opera. Ora vi sapremo dire chi sarà il settimo assoluto. La vista ci dice che forse l'errore di Brusa è costato un po'.